Parlare in pubblico fa sempre paura. Intanto abbiamo paura di andare nel pallone e dimenticarci quello che vogliamo dire, abbiamo paura di essere noiosi, abbiamo paura di non lasciare il segno. E il problema è che la paura effettivamente aumenta di molto la probabilità che tutto ciò accada. Bisogna imparare a gestire l'emotività e imparare a suscitare l'emotività in chi ascolta. Come? Con una formula magica esiste un discorso perfetto? Ovviamente no, però vi assicuro che esistono delle tecniche ed esiste uno schema base da cui partiremo per rendere molto più efficace il vostro discorso. Io sono Francesco Vecchi, lavoro in televisione da 20 anni e sono felice di poter mettere a disposizione quello che ho imparato in questo corso di Fabi. Vi aspetto perciò in tanti, primo perché vedrete, sarà divertente, e secondo perché ricordate, noi viviamo nel regno della parola e la parola è l'arma più forte che abbiamo.